Buonasera, le notizie da 0766 TV Web, ovviamente la notizia del giorno è la grande riuscita della manifestazione della Marcia per la Salute con i suoi organizzatori, con tantissimi cittadini che sono sfilati per le vie del centro, con la lettera portata prima in autorità portuale dagli studenti, da Pierluigi Gorl e da altri organizzatori della manifestazione all'autorità portuale, ovviamente è stata consegnata e protocollata, poi la sfilata per tutta la città fino ad arrivare davanti a Piazzale del Pincio, dove anche lì la delegazione ha portato una lettera al sindaco Orsolino con gli intenti, con le cose da fare per diminuire l'inquinamento di questa città che è assurta agli onori o oneri della ribalta nazionale per il tasso di mortalità che supera del 30% la media nazionale. Quindi centrale, porto, traffico, amianto, tutto quello che può contribuire alla nascita di queste neoplasie nuove che toccano tutti e che toccano tutti anche in età giovanissima, diciamo i 25 anni, 40 anni, 50 anni, quindi c'è una situazione che ormai sta degenerando per quanto riguarda questa zona e che ovviamente poi è stata messa in risalto da quello che sta succedendo negli ultimi tempi, cioè dal 14 di dicembre in città, con questo presunto accordo con l'Enel che poi non viene rispettato, che poi più che un accordo è stata una sveglia, ma di questo ne parleremo nella parte politica. Alla marcia, si è stato spiegato e fatto anche un volantino perché marciamo, poi le varie situazioni, c'è stata anche un po' una cosa allegorica col carro di una ciminiera trasportata su due ruote, così come anche una bara, in similitudine appunto a quello che abbiamo appena detto, che era quello della situazione del tasso di mortalità elevato, e quindi questo è la copertina a cui poi seguiremo a dare altre situazioni con il no della città all'inquinamento. Quindi questo è quello che è successo questa mattina dalle ore 9 alle ore 12 circa, e quindi questo è il primo step di questo giornale, pubblicità. L'altra manifestazione di oggi, più che manifestazione, era una conferenza stampa dei consiglieri di minoranza che alle 12 in comune hanno tenuto a precisare il loro pensiero e le loro preoccupazioni per questa situazione che sta degenerando in città. Dice: Pozzolino esulta, ma il Pincio è in default. Questo è in pratica il significato dei nove consiglieri di minoranza. Che cosa è successo? È successo intanto che il prefetto Gabrielli, diciamo, ha ammonito con diffida, diciamo, in ammonita per modo di dire, come poi su quello che è successo con Sarri e Mancini, che sono stati squalificati però solo in Coppa Italia e non in campionato. Cioè, il prefetto ha detto che potevano evitare di mettere in risalto questa situazione, però resta il fatto che il bando SGR non era valido, oltre anche se era stato fatto dalla stessa associazione, e che soprattutto la società non aveva i requisiti. Quindi questa esultanza di Pozzolino, che dice: avete visto, il prefetto ha avuto a che ridire, fa da contraltare con quello che è il bilancio. Bilancio dove ci sono 2 milioni di euro che ballano e sono quelli del porto, messi a bilancio teoricamente, dice l'assessore Tuoro, esigibili, ma poi alla fine non ci sono. Mancano i 3 milioni di euro dell'SGR, perché questo bando è tutto da rifare, quindi non si sa se, come, quando e perché ci saranno. Ci sono in cassa i 7 milioni dell'Enel, qualcuno dice che già non ci stanno più perché sono stati spesi per le emergenze. L'Enel però ha prodotto, e sul giornale di domani trovate la scansione della lettera dell'Enel, che dice: se non fate il consiglio, a me i soldi me li dovete ridare indietro, perché non è questo l'accordo che noi avevamo preso. Il consiglio, la giunta pentastellata, non lo vuole fare perché dice: io non ho trattato con l'Enel, tanto è vero che nel bilancio ha messo come entrata tributaria per poter utilizzare i soldi. Quindi resta il fatto che è chiaro che c'è questa, e anche la manifestazione di oggi ha visto un po' il sindaco Pozzolino e i suoi più fedeli collaboratori un po'
in ambasce, perché erano, loro stavano sempre dalla parte di chi contestava, chi governava perché trattava con l'Enel fino all'altro ieri. Oggi sono loro i contestati, dai stessi compagni di contestazione. Detto questo, però, questo accordo con l'Enel, se non viene ratificato al Consiglio Comunale, l'Enel pretende questo, e anche giustamente perché lo dice la legge, se no l'accordo non ha valore e quindi bisogna restituire questi 7 milioni di euro, che teniamo bene a precisare, non è dei soldi che l'Enel dà in cambio della centrale, l'Enel li presta. Quindi siamo alla farsa grottesca che noi stiamo discutendo se il Comune utilizza o non utilizza un prestito oneroso, perché poi dal 2023 in media ogni famiglia civitavecchese dovrà restituire 700 euro. Quindi questa è la situazione. Al limite del paradosso, senza questi soldi e senza l'entrata del porto dell'SGR, il Comune andrà in default, quindi adesso non si sa se la notte porterà consiglio e magari qualcuno si dimette, se invece ci sarà la possibilità di parlare nel Consiglio Comunale. Quello che è certo è che anche oggi è stato ribadito dai fatti è che l'amministrazione comunale non vuole o non può parlare con i cittadini. Gli studenti hanno chiesto un incontro, era stata chiesta all'Aula Pucci per parlare con il Consiglio Comunale aperto, loro hanno rifiutato. Prima o dopo qualcuno della minoranza e degli altri faranno questa richiesta di questo Consiglio Comunale aperto, per adesso rimaniamo così, con questa farsa, ma è giusto probabilmente che sia così perché siamo nel carnevale. Pubblicità. Che sta riaprendo e prende forma ancora il cantiere della Darsena Traghetti. Questo è l'accordo tra autorità portuale, DNC e sindacati. Ripartono i lavori, riapertura del cantiere e l'organizzazione sindacale si sono assolte l'impegno della gestione degli operai fino al termine delle lavorazioni. I sindacati infatti hanno dichiarato scongiurata emorragia occupazionale, ancora una volta il confronto con le parti sociali individua le giuste soluzioni. Sempre a Civitavecchia, multata la società che rifornisce le mense scolastiche ai cittadini. Ad opera dei carabinieri del NAS di Roma, una sanzione da 4.000 euro alla società civitavecchiese che fornisce i pasti per le mense scolastiche per omessa notifica di produzione e trasformazione di alimenti e per la mancata procedura igienico-sanitaria. Questo dopo una serie di controlli svolti in settimana alle scuole primarie e dell'infanzia. Poi il governo Renzi cancella il corpo forestale, fare verde, dice operazione di facciata che complica la lotta alle ecomafie. Questo è successo nel Consiglio dei Ministri del 20 di gennaio, quindi di l'altro ieri, su proposta del ministro della semplificazione della pubblica istruzione Madia, che ha approvato un preliminare decreto legislativo per la realizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale nell'arma dei carabinieri. Operazione di facciata, dice fare verde, che intanto prosegue, sono state introdotte modifiche al codice dell'ordinamento militare e quindi ci saranno dei costi ulteriori per l'acquisto di nuove divise e altre situazioni. Poi, sempre in tema di cose nazionali, notte di soccorso per la Guardia Costiera, due diportisti salvati al largo di Pantelleria, nel canale di Sicilia, infatti è intervenuta la nave Dattilo anche per il soccorso ai migranti. Poi vediamo altre cose successe, noi con Salvini a Santa Marinella, dice non si accettano lezioni dalla sinistra radical chic della Boldrini e soci. E
Quindi questa è la situazione, la notizia però, a parte questa che è un po' di querela a livello nazionale, domenica, quindi inizieranno la raccolta delle firme per chiedere più agenti in città, saremo in più punti e con arrivati agli amici di Casa Pound, sicuri dello sforzo e della competenza dell'attuale stazione Pia di Santanella, chiediamo più agenti sul territorio. Poi altre notizie, la famiglia doveva imbarcarsi sulla nave per Civitavecchia, in pratica stiamo parlando della donna quarantenne di origine algerina ma residente a Siena che è rimasta coinvolta nel tragico incidente del mercoledì scorso sull'Aurelia, dove la donna appunto in grave condizione a causa del trauma cranio e grave impatto al petto non è in pericolo di vita, mentre il piccolo bambino di appena 2 anni è morto sul colpo. Questa è la perché stavano arrivando a Civitavecchia. Dall'altra parte si registra anche ieri pomeriggio un altro incidente sull'Aurelia all'altezza 87 vicino a Tarquinia. Un uomo di 54 anni, un marocchino residente a Corchiano, è rimasto ferito. L'uomo viaggiava a bordo di un furgone quando per causa di accertamento si è scontrato con un altro mezzo, finendo fuori strada. Poi, per quanto ritorniamo a Civitavecchia e torniamo all'ambiente, perché a Civitavecchia la differenziata è diventata fantascienza. Diciamo questo perché oramai siamo al 19° mese di gestione pentastellata del comune di Civitavecchia. E senza andare dall'altra parte del mondo, abbiamo solamente riportato sul giornale, ma anche sul nostro sito già da ieri, quello che succede nella vicina città di Ladispoli, dove in 2 anni è stato raggiunto il 70% di raccolta differenziata. Questo che significa? Significa meno costi ovviamente di gestione per i cittadini, una maggior attenzione all'ambiente e molto meno problemi di discarica, cosa che probabilmente nei primi di febbraio troveremo anche a Civitavecchia. Per quanto riguarda Bucavecchia, cioè come il nostro soprannome di Civitavecchia, le buche a non finire in città, solo interventi tampone che non fanno altro che aumentare i crateri, perché poi come si sgretano con l'asfalto rapido è chiaro che si porta via un altro pezzetto del vecchio manto stradale. A Montalto, Zero Fobica, è omaggio a Renato Zero al teatro Lea Padovani di Montalto, mentre a Civitavecchia stasera è andato in scena lo spettacolo del Vicolo Cieco, mentre domani e domenica avrei voluto essere Pantani alla nuova sala Gasman. Per quanto riguarda poi altre notizie di cronache, ambiente e salute, un consiglio comunale aperto, una richiesta è arrivata da Marietta di Onorevole e Marietta di Idea, che loda anche la marcia. In regione è cambiato il delegato all'ambiente, che adesso è stato scelto Mauro Buschini con la delega all'ambiente dal presidente della regione Zingaretti, mentre 8 mesi sono toccati con la condizionale all'autista del camion Città Pulita che impattò sulla moto di Eugenio Forno uccidendolo sul colpo. Poi veniamo alla lunga pagina sportiva, visto che siamo al venerdì e quindi cominciamo a parlare della Civitavecchia, la prima vittoria del 2016 con la rete di Maurizio Alfonsi, ha preso questi primi 3 punti risalendo nel contempo in una classifica molto corta, che quindi con una vittoria una squadra dalla zona play-out alla zona play-off. Domenica alle 11 arriva la Boreale e noi approfittiamo per fare un piccolo break pubblicitario. Dopo aver scontato la squalifica torna a mister Staffa per il Civitavecchia. Nelle gare delle giovanili il Civitavecchia gioca al Fattori domani alle 15 con la Juniores, con
la nuova Monterosi, poi ancora allievi eccellenza che alle 9 di domenica giocheranno al Tamagnini con l'Aurelio Fiamme Azzurre, mentre gara difficile per quanto riguarda il 23, quella di sabato per le minores, poi ancora i 2000 si dovranno giocare contro il Tor di Quinto e i giovanissimi regionali saranno ospite del Monte Spaccato la domenica nel campo esterno. Per quanto riguarda le altre partite, possiamo dare un piccolo sguardo sui 2003 di Mister Gualtieri, sono i ragazzi che volano in alto, esigo sempre il massimo dei miei ragazzi. Per quanto riguarda la Boreale, ricordiamo che l'avversario del Civitavecchia domenica alle 11 c'è l'Ex Pascucci in campo. Poi per quanto riguarda la promozione, la CPC viaggia fino a quel di Palocco e i rossi civitavecchiesi cercano il riscatto per blindare il primo posto. Il Santa Severa gioca in casa con l'Olimpia, mentre il Santa Venella va a San Lorenzo Nuovo. In classifica la CPC comanda la promozione questo girone con 42 punti, il Monte Spaccato ce n'ha 37 che è la diretta inseguitrice, poi abbiamo Santa Severa a metà classifica con 27 punti e penultimo, terzultimo, il Santa Venella che invece ne ha 11. Al Lumiere San Pio X e il derby salvezza in prima categoria, mentre la CS Socce riceve l'Auciglia in casa. Poi veniamo al basket, dove ovviamente fa notizia la prima vittoria del ritorno della Stemara di domenica scorsa in casa. Adesso c'è la prima trasferta con i ragazzi di Bondi che viaggiano a Roma in casa del fanalino di Codo APDB, quindi un'occasione buona per trovare altri due punti. Nel maschile, ma però in C-Silver, il Pirgi, sempre domani, però alle 19 alla Riccucci, giocherà contro la Latri, che è l'ultima classifica anche qui. Turni di seguito che il Pirgi perde, per cui la vittoria è importantissima per muovere la classifica, siamo all'ultima dell'andata, altrimenti il Pirgi, che è già scivolato fuori dai playoff, si dovrebbe cominciare a parlare di parola crisi. Nel femminile, in settimana, come abbiamo già annunciato, la Valentino Enel ha vinto a Roma con la SRB e adesso, domani sera alle 20 a Roma, ci sarà il derby tra 2094 e Enel Santa Marinella. Ovviamente è una partita importantissima per tutte e due, è più in affanno la 2094 giallo-blu, che deve recuperare posizioni in classifica avendo avuto nell'andata qualche sconfitta di troppo. Santa Marinella invece insegue a 5 punti le Stelle Marine e poi domenica prossima ci sarà lo scontro a vertice tra la prima e la seconda. Nella pallavolo c'è Mission Impossible a Roma per l'Enel Aspin B2 maschile con i rosso-blu di Cristini che vanno nella tana della Station Service, terza forza del girone. Ovviamente lo stesso coach Civitavecchiese dice noi ci proveremo, ma d'altra parte l'avversario è forte. Invece per la Margutta e la Civicolle è una domenica importante nella D femminile. La capolista riceve la Virtus Roma, mentre le rossonere giocheranno contro la Sigger. Ancora concludiamo lo sport ovviamente ricordando quello che domani è sabato, e sabato è pallanuoto, come dice lo slogan coniato dalla Federazione Italiana Nuoto. I rossoceleste tornano a giocare in casa, 3 punti servono immediatamente all'SNC per interrompere questa mini break di serie negativa, 2 sconfitte consecutive. Arriva all'Aquavion una neopromossa di Napoli, di Brusciano per l'esattezza, e per quanto riguarda la formazione dovrebbe recuperare tutti, ma per quanto sia Chiarelli, sia Zanevic che Romiti, che probabilmente giocherà anche Gianluca Muleroni, però ovviamente per gli infortunati Coach Pagliarini deciderà solo domani dopo il riscaldamento se provarli a buttare in acqua o tenerli in formazione. Nel calcio a 5, turno difficile per le Civitavecchiesi e il TD Santa Marinella invece gioca con la Ranova. Quindi l'Atletico Civitavecchia riceve alle 15 la Cisco Roma, che è terza in classifica, mentre va fuori casa, in casa della prima classifica, che squadra ancora imbattuta, Active Network, la Rosario Utensili.
sempre alle 15. Anche il TD Santonella, che è secondo in classifica, rende visita all'Aranova, che è quarto. Nella pallamano si torna a giocare, seconda divisione femminile, domani alle 16.30 al Palasport, le Civitavecchiesi di Pacifico giocheranno contro il Pontinia. E con questa ultima notizia chiudiamo qui il nostro lungo notiziario di notizie e anteprime sportive. Buonanotte.